Paolo Iorio, direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro. Benvenuto. Buongiorno. Com'è stata questa ripartenza post-coronavirus? Beh, abbiamo avuto il coraggio di ripartire, la situazione non è piacevole, però ci siamo rimboccati le maniche e continuiamo e vogliamo continuare a tenere aperto il museo perché credo che sia il valore della città e anche l'espressione della città. Ci sono stati dei cambiamenti riguardo sia le prenotazioni, la modalità di ingresso? Sì, ovviamente noi facciamo delle prenotazioni online e anche telefoniche per la verità e poi abbiamo un distanziamento fisico che è quello dato dalla normativa. In più abbiamo anche delle visite guidate proprio pro-Covid, quindi per coloro che volessero fare delle visite guidate più approfondite abbiamo la possibilità di farle e poi c'è un'altra novità e c'è la possibilità di scaricare un'app con una visita guidata di realtà aumentata e con descrizioni mie di Filippo D'Averio. Quali sono i problemi che state riscontrando con la mancanza del flusso turistico? Beh, il fatto che comunque i musei si debbano sostenere da soli e che la mancanza di turismo, o perlomeno di turismo non napoletano, abbia influito per almeno il 60% su diciamo, la fluidità di cassa. Quindi bisogna sostenersi e stringere la cinghia. Cosa intendiamo per San Gennaro come bene materiale? Intendiamo qualcosa che è legato alla cultura, alla forza, alla capacità di riunire in comunità sotto un solo simbolo, San Gennaro, milioni e milioni di persone. E come referente di una città, anche come referente protettore dai cataclismi naturali. Questo è stato e sarà purtroppo ancora un anno particolare. Come vi state preparando per la festa di San Gennaro il 19 settembre? Innanzitutto speriamo che ci possa essere, perché l'ultima festa purtroppo è stata annullata. Se ci dovesse essere faremo delle aperture speciali con dei programmi speciali e anche dei prezzi speciali. San Gennaro è molto amato anche a New York con il San Gennaro Day. Ci sono dei progetti o anche futuri che possano collegarvi a loro? Innanzitutto New York è la casa dei napoletani e di San Gennaro. Non posso dimenticare che New York e Napoli siano sullo stesso parallelo, non posso dimenticare che quando si andava via da Napoli l'ultima statua era quella di San Gennaro e la prima che si vedeva era quella della libertà. Un legame così forte, così indissolubile che deve essere coltivato assolutamente.